sfida Ciriaci di Roma vede dei protagonisti il 753 avanti Cristo e il Real Madrid mantiene il campo, avendo vinto il sorteggio il 753 gioca per primo il pallone. Allora il Real Madrid che attaccherà da destra verso sinistra in questi primi 25 minuti di gioco. Il calcio d'angolo viene bloccato dal portiere, calcio di punizione per il Madrid che parte molto potente, la conclusione che però termina fuori e poi arriva invece su una bella sventagliata il aggancio meraviglioso che poi il tocco a battere il portiere con il collo del piede destro è passato in vantaggio il Real Madrid grazie a Pisani. Calcio di punizione, la palla che va ad impattare contro la barriera, traversone basso, prova ad aprire il piattone il numero 10, si lotta nei pressi della metà campo con il 753 che guadagna il possesso del pallone, la conclusione termina leggermente fuori, calcio d'angolo, svetta da solo l'attaccante e riesce a trovare la rete nonostante i tre uomini appostati, due difensori più il portiere sulla linea, nessuno è riuscito ad allontanare il pallone. Comincia adesso il secondo tempo, 1-1 dopo i primi 25 di gioco tra 753 e Real Madrid. Adesso attacca il 753, porta sguarnita e conclusione in rete, ha segnato Leonardo Benedetti su questo svolgimento, questa azione che ha portato un pochino fuori dai pali il portiere, l'ha pagata a caro prezzo, passa in vantaggio il 753. Calcio di punizione, la palla che sfiora la testa dell'attaccante, per il soffio non termina in rete, meno preciso invece la battuta da fermo dell'attaccante del 753, ancora un calcio di punizione per il Madrid, palla allontanata, di nuovo calcio da fermo, è uno schema, questa volta da pochi passi la palla termina alta e arriva adesso il triplice fischio, si divorano proprio allo scadere, un'occasione clamorosa, ragazzi del Madrid che guadagnano due punti sulla prima in classifica, quelli del 753.